Inglesi poi dormentre. Inglesi scappè dalla guerra? Scappè da San Martino, scappè via. Erano militari, scappè. Sbandati? Sbandati. Provenienti da San Martino, buon albergo. Erano lì. Lì era un ciolo piantato, non camminato. E mia mamma la mattina che portavano col cesto qui i viveri. Allora, quando venivano sui fascisti e i tedeschi a fare l'astrellamento e passare dalla strada del Sarocco e fotografare la zona, ma siccome venivano su verso le 8 e mezza, alle 9, non altri venivano qua prima a portare da mangiare a queste persone. E dopo si tornavano sul dello, mettendo dentro, non so, un po' di legna, tanto per... come... per scondar via... per scondar via, che se non è per legna, no? Per portare. Sì, 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 sì. Ma dopo che in un altro punto della parte di là, che quella era la vedetta, ma che te fa vedere... E come faceva a spiegarvi con gli inglesi? A gesti? No, ma io lo ho interpreto. Ah, ma parlavi tu inglese? Che come niente, e sentì allora, e mi diceva, perché uno era nome Carlo, era giovane, via 22 anni, quelli parlavano un po' meglio. Come se ci mandano? Ma dopo stando qua, loro qualche parola li hanno imparato. Ah, e l'aveva imparato? Allora si spiegava così. E una volta mi ricordo, siccome che passava un po' di tempo, perché questi qui, dal 44 del primavera, fino al 45, ai primi di aprile, quando si è finita la guerra. Ok. E allora una volta mi hanno mandato, alla sua maniera, si posa in prestare un sacco grande. E il sacco grande era qui tili di aiuta che intropavano avanti e legare il fin. Ok. Con la foglia. Per chi voleva perdersi. Perché buttando sul suo fieno, da fieno veniva su tanti insetti che da sé fastidio. Ora, con quel, mettendolo sopra, e si riparava da sta noia. Altro che era pieno di dioci, che io ci appendo tre volte. Ok. Sacco grande, dopo cantava le sue canzonette loro sottovoce di Stala e di imparare qualche d'una a camano. Ma che mai sta il rischio che venisse scoperti dai tedeschi o dai fascisti? Che mai niente, che qua... Ogni tanto zona. Arrivava qualcuno a cercare? Ma direttamente qua non viveva mia, ma dalla strada che veniva su da Sarocco. Li guardava? Guardava, sai dei movimenti, altro che guardare, gli inglesi guardare, mettersi poco in vista. Sì. Dal giorno durante il bosco. E questo qui che ha piantato la polenta nel campo di mio papà l'ha fatto il mulino per impannaria e se lo macinava di notte. Che io non so mia se te l'hai visto, là, è il volano del mulino che è su il garage. Allora, di notte si macinava la polenta e la farina, pagando due mulini. E dal giorno si scondeva, dopo la portata da me veniva qua, in questo punto. Era sei inglesi e quattro slavi. Okay. Altro che lui, fra di loro, non era mai d'accordo. Tutti qua? Era qua, ma lui faceva un gruppo inglese e qui altri un altro. Slavi da dove? Ma era due, era da Pola. Uno da Lubiana. Uno, sì, poi due, tre, col Piero, e un altro era serbo però, e l'abitai. Ma di che esercito faceva lì parte sti qua? I slavi? Scappè in calore da qualche... non che sia te scappè insomma in qualche maniera. Ho capito. E gli inglesi che ti ho saputo dove era, da quale città, da quale posto? Della... Ma il Carlo, quel pisone, credo quel che si spiegava meglio, era della provincia... di Londra, insomma, lì. Ah, zona Londra. E faceva il muratore. Ok. E Guglielmo era il capitano militare che l'ha fatto, a sua maniera l'ha fatto, la specie di carta geografica da Messana in su, tutte le contrade dei paesi, quei sentieri che porta, insomma. Lui via, se l'ha fatta lui. Senti che in qualche modo sta buono di farla. Dopo era Tommaso, che non so mia, Daniele invece era un poliziotto di firma, quel sarà come un carabiniere, insomma. E Giorgio, non so mia, dopo anche quel, perché posso anche addormentarmi, insomma. Certo.
E dopo comunque, quanto è rimasti qua? Dall'aprile del 44 fino all'aprile del 45. Ah, un anno. E dopo, come, quando hai deciso di andare via? Quando finì la guerra? Quando che arrivai gli americani, allora okay. Sarei a buttare dentro un mezzo. Ah, ho capito. E tornai a Carlo dopo circa 20 anni, perché via delle morose te lo vai qui. E tornai a salutarle e dopo le naie non mi sento parlare niente. E le passa anche qua a salutarle allora? No, non mi ha fatto tempo, perché era proprio questo. Perché a poco tempo mi ha detto. Non capivo. Le morose via lì passano. Quindi non avevi più sentisti qua? Più basta, visti, basta. Più sentiti, basta. E che sta il capo maresciallo americano che ha dato il riconoscimento a mio papà. Ah, quel. Per averli rifiuti sì, sì. Nascosti, insomma. Perché poi che tu pensi, il mio papà, nello scritto, dopo di essere tornato da fiume, cioè, di stare in Grecia un pezzo, lui l'ha mandato su a Zara. E dopo da Zara era destinato a un campo di concentramento in Germania. A fiume, quando arrivò su col treno, lui e tutti gli altri qua della zona, e scappò a piedi. E ognuno se l'ha fatta per conto suo. Okay. Dopo 10 e 12 giorni, mio padre è capitato a casa. E lì, prima che si scoppia il forte qua al Castelletto, e allora ha detto, sono passato da lì, nelle vicinanze, ma dice che il forte lì non dura mai. Penso, dice, che scoppia di mano passata di mano. Mm. E il giorno dopo, a mezzogiorno, scoppia. Di novembre, mio papà, che dopo chiede a sta scontro con lui, perché era militare, no? Le sta porta su alle volte a fare tricee, e gli sta tutto l'inverno. Che mia mamma l'aveva portata su a mangiare due volte in tutto l'inverno. A casa lui che veniva tre volte, ma dalla sera alla mattina e basta. Ah, sì, sì. Tutto qua torna su. Tutto a piedi? A piedi? Che miseria. Ma da quanto era da qua fino a... Adesso non so mia, ma mia mamma per portare... Cioè era ore a piedi? La portava alle una dopo mezzogiorno. Ah. La dormiva sui fuori di velo e la mattina presto la andava a rivolta. Ah, ok. E dopo la tornava su lì ai fuori, prima che senza fare la notte, e dopo la veniva a casa il giorno dopo. Ho capito. Portava anche su zaini di pan e formaggio e quella roba lì. Era storia quella lì. Eh sì. Ma qua, quando era la guerra, che mai veniva nessuno a rompere le scatole, o, cioè nel senso, visto che qua eri un po' isolato dalle strade principali... Qua a Minna c'era scuola, che incontrava le pattuglie dei fascisti inglesi insieme. E mi sapeva sui capelli e mi rimandasse a casa mia con partigiani. E mi diceva che no, non c'è nessuno là, mai visto nessuno. Mm-hmm. Ma direttamente chi non mi ha visto, nessuno mi aveva. Ah, sempre solo domanda così, fuori via. E va. E manco male. Te sai che già sei a brusare, copare, il fatto che ne ha fatto di ogni. A bestia ne ha fatto di altri. Ma... Sì, mi sono stato fortunato perché ero buono di dire che non c'è nessuno, che ho sentito là, senza, che come pupà io in Germania. Tanto non era vero. Sì, tanto non sapeva mia. Immensa è così, no? Sì, sì.